La quarantena va avanti e con lei rimangono ferme persone e relativi mezzi, ovvero le nostre auto. Magari a qualcuno in questi giorni, purtroppo, sarà già capitato di ritrovarsi con un'auto che fa un po' le bizze quando c'è bisogno di partire, ovviamente per casi di necessità. Questo perché la batteria potrebbe essere andata un po' giù, come si dice in gergo, potreste avere la batteria a terra. Vediamo allora che cosa fare a livello pratico quando si incorre in queste situazioni. Partiamo allora con la più classica delle soluzioni, quella un pochino più famosa nell'immaginario collettivo, che però dal nostro punto di vista in questo momento è forse la più sconsigliata per una serie di ragioni, fatte salve alcune eccezioni. Stiamo parlando ovviamente della partenza spinta. Come si procede in questi casi? Beh, prima di tutto bisogna chiedere l'aiuto di una o due persone che spingano la vostra auto mentre voi siete al volante. In questo caso bisogna mettere la seconda marcia tenendo il piede sulla frizione mentre le altre persone ci spingono, chiave girata all'interno del quadro ovviamente, e quando si raggiungono i 10-15 km orari bisogna alzare il piede dalla frizione dando un po' di gas e se diciamo la batteria non è completamente defunta, a quel punto il motore dovrebbe avviarsi. Se in questo caso appunto riuscite ad avviarlo, vi consigliamo di fermarvi un secondo, dare qualche colpo di gas, non spegnere assolutamente l'auto, magari fare un giretto intorno al vostro quartiere se ne avete l'opportunità, o di raggiungere per sicurezza, magari per fare un test, la prima autofficina che avete, il primo elettrauto che avete nelle vostre vicinanze. C'è anche un limite in questo caso, ovvero secondo noi diventa sconsigliato non solo per il fatto che dovete avere a che fare magari da vicino con un paio di persone che in questo momento appunto diventa un po' un rischio inutile, se vogliamo, ma dal punto di vista tecnico c'è da considerare che se il motore o comunque si sente proprio che la batteria non riesce a riavviare il motore nemmeno a spinta, dobbiamo considerare il fatto che la tensione sia talmente bassa che a quel punto non è possibile nemmeno alimentare le centrali di bordo, tra cui quella che comanda l'iniezione, e a quel punto è davvero inutile e magari un po' pericoloso anche insistere. Vi consigliamo questa evenienza di optare per questa soluzione nel caso abbiate lasciato la macchina in cima a una discesa, che quindi possiate provare in situazioni di sicurezza senza dover far spingere l'auto a due persone di riavviare il motore. Andiamo avanti invece e vediamo che cosa possiamo fare con un'altra auto. Un'altra evenienza infatti potrebbe essere quella relativa alla vostra seconda auto, quella che magari in questo momento avete deciso di non usare del tutto e che potrebbe trovarsi a sua volta con la batteria a terra. In questo caso potreste usare la prima auto, ovvero l'auto in salute, nel caso ce l'abbiate, nel caso abbiate abbastanza spazio di manovra per riavviare il motore dell'auto con la batteria a terra. Come si procede? In questi casi bisogna cercare di avvicinare le auto fin tanto che le batterie arrivano a portata di cavo e appunto con i due cavetti collegare i due sistemi. Avrete un cavetto rosso e un cavetto nero. Il rosso è per il polo positivo delle batterie e il nero è per il polo negativo delle batterie. Si collega prima il positivo, ricordatevi di lasciare acceso il motore della macchina donatrice, chiamiamola così, per cui fate polo positivo partendo dall'auto in salute fino a quella con la batteria scarica e stessa cosa per cui prima il rosso e poi il nero per la batteria. A questo punto dovete tranquillamente entrare all'interno dell'auto, magari se aspettate qualche minuto è meglio, così lasciate che il sistema entri in collegamento, possiamo dire che la tensione torni a un livello tale per cui quando girate la chiave all'interno del quadro, l'auto con la batteria a terra a quel punto diciamo è resuscitata quel tanto che basta per poter avviare il motore. In questo momento quindi dovete lasciar girare il motore per qualche minuto, non spegnete ovviamente l'auto una volta fatta questa operazione e come nel primo caso vi consigliamo di rivolgervi al primo elettrauto che avete a disposizione per fare un test e capire a che livello sia la vostra batteria per non incorrere nella stessa problematica. Ricordatevi quando togliete i cavi, se prima abbiamo fatto positivo e poi negativo, adesso dobbiamo togliere i cavi partendo dal nero, ovvero dal polo negativo.
Adesso invece guardiamo qualche accorgimento per i più nerd, possiamo dire, a livello di attrezzature per tenere sott'occhio e per ricaricare eventualmente le nostre batterie. Un grande alleato ad esempio potrebbe essere lui. Sto parlando di un booster, un comunissimo oggetto che trovate in commercio anche su internet per poche decine di euro. Direi che quando ne avete spese una cinquantina vi siete già messi in casa un gran bel pezzo di booster. Come funziona? Anche qui abbiamo i due cavetti, polo positivo rosso, polo negativo nero, basta collegarli alla batteria, ovviamente va acceso, neanche a dirlo. A quel punto, come avete fatto prima con l'altra auto, dovete aspettare un paio di minuti e provare a riavviare il vostro motore. Se la batteria non è completamente defunta, direi che non dovrebbero esserci problemi. Ma siccome prevenire è meglio che curare, come fare a non parlarvi anche di questo? Si tratta di un mantenitore di carica, un oggettino direi molto amichevole, anche lui alla portata, si parla di una ventina di euro, lo trovate da tutte le parti su internet, anche se vi ricordiamo che forse in questo momento non sono considerati beni di prima necessità, per cui ci potrebbero essere dei tempi di consegna molto lunghi, ma siccome questa in generale è tutta esperienza, magari alla fine sono tutti accessori molto utili per la cura della propria auto. Come funziona? Dicevamo, due cavetti positivo e negativo, collegate i poli della batteria e attaccate il dispositivo alla corrente, alla presa di corrente che avete in casa. Questo garantisce che il livello rimanga stabile anche per lunghi periodi e in questo modo quando poi andrete ad accendere l'auto, anche magari dopo una sosta molto prolungata, non dovreste avere alcun problema. Vorrei concludere poi parlandovi di uno strumento che magari qualcuno di voi ha anche già visto o incrociato, ma magari è sempre stato un po' spaventato visto l'aspetto, diciamo, anzi la destinazione da nerd, se vogliamo, al di fuori ovviamente dei professionisti che ha. Sto parlando di un tester, o anche detto chiamato multimetro. Si tratta di uno strumento che attraverso queste due sonde, vale lo stesso principio quando misuriamo il livello della nostra batteria, ovvero rosso polo positivo, nero polo negativo, ci dà la misura, in questo caso in volt, della tensione della nostra batteria. Perché è uno strumento interessante? Perché anche questo è uno strumento che potete acquistare veramente per pochi spiccioli, praticamente ovunque su internet lo trovate senza problemi. Ci dà la possibilità di sapere ogni volta a che punto è in maniera molto precisa la nostra batteria. Volendo fare un test, infatti, dovremmo misurare la nostra batteria con motore spento nel momento in cui accendiamo il motore e anche quando il motore, tutti i sistemi sono in funzione. Nel primo caso, a motore diciamo spento, il sistema, collegando le sonde ai due poli come vi ho detto e ovviamente scegliendo qui nel selettore il nostro tipo di corrente, in questo caso quindi corrente continua con una tensione massima di 20 volt, visto che la batteria quando è accesa arriva circa a 14, andiamo a misurare la tensione della batteria. Quando il motore è spento dovremmo essere su un valore intorno ai 12,5-12,6 per avere uno stato di buona salute della batteria. Se questo valore è già più basso di 12, allora non dovremmo scommettere che la batteria possa avviare il motore. Quando andiamo a accendere il motore ci sarà ovviamente un calo di tensione, visto che tutti i sistemi richiedono energia per poter funzionare. Anche in questo caso diciamo dovremmo vedere un valore di poco superiore, possiamo dire, ai 10 volt. Anche in questo caso, se scendiamo troppo sotto, questi sono i primi sintomi della batteria che ci sta dicendo aiuto, sono un po' stanca, dammi una mano, o comunque intervieni. Una volta poi acceso il motore lasciamo che tutto si assesti. In questo caso non dovremmo vedere un valore troppo più alto di 14, diciamo 14,3, 14,4 dovrebbe essere il valore ottimale. Anche in questo caso ovviamente se siamo sotto, diciamo che la vita della batteria non è proprio ai massimi livelli. Quindi anche questo potrebbe essere uno strumento molto interessante da avere in casa. Tra l'altro potete testare la tensione in tutti i sistemi, è uno strumento utilizzatissimo dagli elettricisti, che ci vuole veramente poco per imparare il suo funzionamento e appunto vi potrebbe dare l'idea del livello della vostra batteria in momenti in cui l'auto rimane molto ferma e volete avere la certezza del livello di carica, nel caso appunto non abbiate spazio di manovra per riavviarla con un'altra auto, non abbiate un bus
booster o magari non abbiate nemmeno un mantenitore di carica, e a quel punto magari potete direttamente decidere di acquistarne una nuova senza spostare la vostra auto. Detto questo, quindi è tutto, fateci sapere qui nei commenti se avete delle domande più specifiche riguardo a questo tema. Noi invece ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, state a casa, un saluto, ciao ciao!